Pronto? Lillo, buongiorno. Come stai? Come stai? Preoccupato. È un po' così, sono nella tua città. Ah sì? Ah sì, sì. Dicevo, cosa ci fa nella mia città? Sì, sì, bello, so, certo. Come sta la squadra? La squadra mi auguro benino. Speriamo che la situazione sia tranquilla. Sì. L'importante è che abbiano quella dose di cattiveria giusta. Devono volere le cose, poi le cose abbiamo avuto anche fortuna nel sorteggio, a parte che eravate nella prima griglia, quindi non c'erano dubbi, però Paolo è un amico, poi gli ho messo un assistente di Torino e un altro Babini che è un esperto, lo sai, Babini insomma ormai è un uomo da 170-180 partite di Serie A, è uno che non ha paura di niente, quindi l'ho messo lì proprio sul numero 2 dove c'è anche più intemperanze da parte dei tifosi in maniera che non abbia paura di niente, quindi le cose sono preparate non bene, al meglio, perché siamo coscienti che è una gara delicata anche. Va bene, quando ci vediamo? Affrontala bene, ma tanto ci vedremo penso prima di Natale, fa qualcosa la Lega o no? Non lo so perché... E vediamo un po' come finisce domani, vediamo se riusciamo a risolvere questo problema. Ma come stanno le cose? Ma io penso che alla fine dovremmo farcela, dai. Speriamo, dai, così perlomeno se si mette a posto Lega e Presidenza federale... è bene per tutti, perché anche noi stiamo vivendo un momento difficile. Ma tranquillo che alla fine le cose le mettiamo a posto. Io me lo auguro, ma intanto pensiamo oggi e ti faccio tanti in bocca al lupo per il risultato. Mi raccomando, se devi fargli qualche telefonata, vai. Già fatto, stai tranquillo. Va bene, ok. Un abbraccio, grazie. E in bocca al lupo. Ciao.